Oggi a Sondrio, giornata conclusiva del progetto didattico col diretti Campagna Amica. Educare i più giovani ad una sana alimentazione è indispensabile. Seminate 200 piantine di lupolo sui ronchi di Borgonuovo di Piuro. È il primo esperimento in provincia promosso da Fondazione Foglianini e ERSAF. Servirà a fare la birra del futuro. Originale iniziativa promozionale quella varata dalla cooperativa Forme di Sondrio per favorire l'affido familiare dei minori. Il messaggio sui sacchetti del pane. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Giornata conclusiva oggi a Sondrio per il progetto didattico portato avanti da Coldiretti Campagna Amica lungo tutto l'anno scolastico 2018-2019. A Piazza Garibaldi, giochi, merende, esposizione dei lavori realizzati dagli alunni ed il prezioso intervento di un nutrizionista. Vediamo il servizio. Frutta e verdura e cose in salute. Che bisogna mangiare più verdura, frutta e bere acqua e correre e mettersi in allenamento. Pasta, carne, qualche volta mele o banane. Insalata e pasta. Ecco i veri protagonisti del progetto didattico Coldiretti Campagna Amica Sondrio, giunto oggi alla sua giornata conclusiva. Al centro dell'iniziativa, culminata con l'incontro odierno a Piazza Garibaldi, è portata avanti lungo l'arco dell'intero anno scolastico una vera e propria campagna di sensibilizzazione rivolta agli alunni della scuola primaria, finalizzata ad educare ad una più sana alimentazione e a corretti stili di vita. Lo scopo di questo progetto oggi è in realtà la conclusione di un progetto che però è iniziato qualche mese fa all'interno delle scuole, un progetto importante perché ha messo in contatto diretto gli imprenditori agricoli con i bambini che sono i nostri consumatori privilegiati. Il progetto, gli attori del quale oltre a Coldiretti con Donna Impresa e Giovani Impresa sono l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, ATS della Montagna, Fondazione Foglianini ed APAS, si pone come obiettivo primario un avvicinamento dei più giovani al ruolo fondamentale di agricoltura e ruralità attraverso la conoscenza di stagionalità e alimenti, troppo spesso sostituiti da stili alimentari dannosi in un'età nevralgica nella formazione individuale. Tante le aziende e le cooperative teatro durante l'anno scolastico 2018-2019 di visite e lezioni tematiche. Fondamentale dunque il contributo degli stessi agricoltori. Con il nostro gruppo donne siamo entrati nelle scuole a parlare del nostro lavoro, dell'amore che ci mettiamo per il territorio, delle coltivazioni, tutto quello che è Coldiretti, che Coldiretti è una grande famiglia. E ricordiamo sempre ai bambini che per una corretta alimentazione bisogna mangiare sano, soprattutto chilometro zero, quindi un rapporto stretto con gli agricoltori, gli allevatori. In piazza, oltre ai giochi con un focus rivolto all'alimentazione, la creazione della grande piramide alimentare e la premiazione di alcuni lavori portati a termine dalle classi coinvolte nel progetto. E poi a lezioni di cibo con l'intervento di un biologo nutrizionista. Ma qual è la corretta alimentazione per giovani e adulti? Devono mangiare frutta e verdura, cereali integrali e proteine di qualità. Tra le proteine di qualità ci sono anche i legumi, quindi non usiamole solo come contorno ma anche come secondo piatto. Domani appuntamento a Berbenno in un ambiente decisamente più rurale. Domani una giornata sempre di Campagna Amica con l'inaugurazione di un orto costruito con l'aiuto degli agricoltori ma dai bambini direttamente. È attesa entro il 26 giugno prossimo la pubblicazione del nuovo bando del programma Interreg Italia-Svizzera che mette a disposizione una dotazione di 17 milioni e mezzo di euro per la parte italiana e 9,9 milioni per quella svizzera su progetti di cooperazione transfrontalieri. Le candidature potranno essere presentate entro il 31 ottobre, valevoli su iniziative di partenariato di un valore compreso fra i 700.000 e il milione di euro nei settori della mobilità integrata e sostenibile, dei servizi per l'integrazione delle comunità e del rafforzamento della governance transfrontaliera. Appositi momenti informativi destinati ai fruitori verranno allestiti a Milano, in Regione Lombardia il 18 prossimo presso l'Auditorium Giorgio Gaber e il 24 presso l'Auditorium Giovanni Testori.
Sarà l'occasione, esorta Massimo Sertori, assessore regionale alle politiche per la montagna, per tutti gli enti locali, in particolare i piccoli comuni montani, di ottenere risorse per migliorare i propri territori, al pari di quanto già realizzatosi col primo bando utile a finanziare 68 progetti. È sorto a Piuro il primo campo di luppolo della provincia di Sondrio. Lunedì la semina di 200 piante di 7 varietà diverse. Un progetto della Fondazione Foianini, unitamente a Dersap Lombardia, in collaborazione con l'associazione fondaria ASFO Più. Vediamo il servizio. È sorto a Piuro, precisamente sui ronchi di Rogantini a Borgonuovo, il primo campo sperimentale di luppolo della provincia di Sondrio. Un progetto varato dalla Fondazione Foianini, unitamente a Dersav Lombardia, con la collaborazione dell'Associazione Fondiaria di Piuro, ASFO Più. Lunedì la semina di circa 200 piante, con il ricorso a 7 varietà diverse, in modo da poterle poi confrontare e meglio capire quale sia più adatta alla produzione di birra autoctona. Un'attività in crescita esponenziale negli ultimi 15 anni in valle, tant'è che proprio questo rinnovato interesse ha spinto la Fondazione Foianini ad avviare questa interessante sperimentazione. Quest'anno probabilmente vedremo i primi fiori, però sarà poca roba perché è il primo anno. Dall'anno prossimo incomincerà invece la vera e propria produzione. Il luppolo esiste il maschio e la femmina, in questo caso che vengono messe a dimora sono solamente le varietà femmine, perché sono quelle che hanno gli oli essenziali nobili, quindi aromatici e amari, e sono quelli che conferiscono il giusto aroma. La raccolta in questo caso verrà fatta manuale, almeno in una prima fase della sperimentazione, e dopodiché verranno fatte delle prove con dei birrifici utilizzando il luppolo fresco per capire poi quali saranno i risultati, quindi quali aromi e quali profumi daranno poi alle birre. Una volta verificata la riuscita della sperimentazione dal punto di vista agronomico, si tratterà di testarla direttamente presso i birrifici, coinvolgendo, questa l'intenzione, l'Associazione Birrai Valtellina. Il primo passo, oltre a utilizzare dell'acqua locale, sarà quello di utilizzare del luppolo locale prodotto in loco, fino ad arrivare magari un domani a produrre anche del malto e quindi fare delle birre che siano completamente valtellinesi. Emblematico il fatto che questa produzione parta proprio da Piuro, terra sede di uno dei più rinomati birrifici della Valchiavenna, poi trasformatosi in stabilimento di acque minerali Frisia. Palpabile la soddisfazione del sindaco Maria Comella, che del recupero dei ronchi di Rogantini, un tempo storici vigneti, ha fatto una bandiera. Operazione in cui ha coinvolto la maggior parte dei proprietari dei piccoli appezzamenti terrieri, oggi riuniti in associazione fondiaria. Siamo ai primi 5.000 metri di pulizia di questo versante che è sempre stato vocato per la coltivazione della vite e adesso grazie alla Fondazione Foianini stiamo sperimentando delle nuove tipologie di coltivazione del versante. Il nostro obiettivo è quello di arrivare entro i prossimi 5 anni a coltivare almeno altri 2 ettari per poi completare nel corso di un decennio, di un quindicennio, tutto il recupero del versante roncato di Savogno che si aggira intorno ai 32 ettari di superficie. E restiamo in Valchiavenna perché il momento tanto atteso dalla comunità parrocchiale di Chiavenna è arrivato. Sabato prossimo a Como, in cattedrale, è prevista l'ordinazione sacerdotale di Don Andrea Giorgetta, 30 anni, della città del Mera, cresciuto nella parrocchia di San Lorenzo. Diplomatosi geometra, Don Andrea aveva iniziato a lavorare presso un'agenzia immobiliare, poi 7 anni fa l'ingresso in propedeutica, in quel periodo situata nella parrocchia di Maccio, dove ha svolto la sua prima esperienza pastorale. In prima teologia, poi l'anno successivo, è intervenuto il suo primo servizio pastorale a Gironico e in seconda e in terza teologia il passaggio a Cagno, a Manera e infine a Gravedona ed Uniti, dove ha svolto anche l'anno di servizio diaconale. Dopo l'ordinazione a Como, cui interverranno anche i fedeli dalla Valchiavenna, Don Andrea raggiungerà San Fedele per partecipare alla veglia di Pentecoste alle 21. Alle 10 di domenica la sua prima messa in San Lorenzo. Ha preso il via la nuova campagna di sensibilizzazione sull'affido professionale di minori promossa da Forme Impresa Sociale in collaborazione con l'Associazione Panificatori e Pasticceri della provincia di Sondrio.
sui sacchetti del pane di 6 panifici stampati enigmi da risolvere che rappresentano il difficile percorso della Fido. Vediamo il servizio di Simone Belletti. Saranno 6 i panifici della provincia di Sondrio che avranno stampato sui sacchetti del pane un rebus per descrivere il percorso dell'affido dei minori. Presentata oggi a Sondrio la nuova campagna di sensibilizzazione sul tema per iniziativa della cooperativa Forme Impresa Sociale in collaborazione con l'associazione Panificatori e Pasticceri. Vogliamo far conoscere questa nuova forma di affido professionale che arricchisce l'offerta rispetto anche all'affido tradizionale del quale ci occupiamo dal 2010, ma che costituisce comunque un'opportunità, una via di mezzo tra l'accoglienza spontanea e un'opportunità di lavoro per il referente professionale della famiglia affidataria. Annunciate le condizioni dell'affido professionale, un servizio teso al reperimento di famiglie o single, disponibili ad attuare un percorso formativo professionale dedicato all'aiuto dei minori in difficoltà. Dura al massimo 2 o 3 anni, nel quale all'interno di una famiglia viene nominato un referente professionale che si fa carico un po' di tutta la gestione dell'affido. Tenendo conto che è garantito il mantenimento del legame del minore con la famiglia d'origine, quello che non avviene nell'adozione, dove il ragazzo non può più avere contatti con la sua famiglia. L'idea è quella di lavorare sulla recuperabilità della famiglia di origine, quindi vuol dire accompagnare un minore per una parte della propria vita, tenendo sempre presente che c'è un'altra famiglia, che c'è la famiglia di origine. A promuovere l'iniziativa, attraverso una campagna di informazione, l'associazione Panificatori della provincia di Sondrio. Il sacchetto del pane come primo veicolo di comunicazione, costampato sopra un enigma da risolvere. Non così semplice, ma alla portata di tutti. La campagna potrà essere approfondita online, sul sito formecoop.it/affido. Dal titolo Aiutalo a trovare la strada verso la serenità, partirà oggi e durerà un mese. Ad aderire all'iniziativa i panifici Cao di Ardenno, Tonale, Leoni, Parolo e Family di Sondrio, oltre al Prestinè di Tirano. L'iniziativa è nata fondamentalmente da un progetto che noi panificatori avevamo già portato avanti per la scuola primaria di Ardenno, vale a dire abbiamo veicolato un messaggio sul consumo consapevole e antispreco dell'acqua. Ed ora ci spostiamo a Tirano, dove Pietro Del Simone non ce l'ha fatta a tornare sullo scranno di sindaco, essendo stato staccato alle urne da Franco Spada per 1.293 voti. L'ex primo cittadino, 25 anni di vita amministrativa alle spalle, preso atto della volontà della cittadinanza ma senza ombra di risentimento, come sottolinea, ha così scelto di rinunciare alla sua carica di consigliere. Dopo tanti anni posso dirmi di sentirmi già pagato per aver fatto qualcosa per la mia comunità grazie a una intensa partecipazione politica e amministrativa, afferma. Come dichiarai a suo tempo, avevo accettato per senso del dovere la candidatura offertami dal gruppo, ma con rammarico di dover trascurare la mia famiglia. Alla luce dei risultati scelgo quindi di rinunciare alla mia carica di consigliere e di lasciare invece a un giovane la possibilità di una importante esperienza. De Simone non siederà dunque fra i banchi del Consiglio Comunale, convocato per mercoledì 12 giugno alle 20.30. Presentato oggi alle scuole presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio il bando del 6° concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi, promosso dall'Associazione Culturale Progetto Alfa. L'iniziativa aperta a tutti vuole stimolare i giovani a dar libero sfogo al proprio estro creativo e a rafforzare la propria identità culturale attraverso la poesia. Il servizio di Gabriella Garbellini. Vorrei dimettermi da statua per trasformarmi in qualcosa di vivo e tornare a decantare la meraviglia del territorio. Questo è l'ideale messaggio rivolto ai giovani da Giovanni Bertacchi, il poeta chiavennasco di scuola carducciana e pascoliana, nel documentario presentato questa mattina nella sala riunioni dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. E se l'illustre autore, nato nel 1869, apprezzato cantore delle Alpi, non può per ovvie ragioni sensibilizzare alla bellezza del comporre liriche e stimolare gli studenti di oggi a farsi ambasciatori della propria terra, ci ha pensato a 150 anni dalla sua nascita l'Associazione Culturale Progetto Alfa, grazie al bando del 6° concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi, presentato questa mattina alle scuole.
Un'iniziativa di ampio respiro, anche dedicata ai giovani under 18, per i quali è previsto un premio di categoria. Quest'anno apriamo appunto il concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi anche alle scuole, con la collaborazione appunto dell'ufficio scolastico del territorio, cercando appunto di coinvolgere i ragazzi alla prima di tutto scoperta e riscoperta di un nostro letterato, Giovanni Bertacchi, e secondo stimolare alla creazione e produzione artistica da parte dei giovani di ogni età. I giovani non devono dimenticare né la poesia, che è il sapore della vita, né l'unico poeta grande che è sopravvissuto alla memoria, se dopo 150 anni ne ricordiamo ancora la sua nascita e il suo operato come uomo e come poeta. Un progetto il cui bando è tradotto in ben 10 lingue, che vede in campo come giurati autorevoli studiosi universitari dalla indiscutibile professionalità e che trova pieno supporto anche dall'amministrazione di Chiavenna, guidata dal sindaco Luca Della Bitta. Le finali del concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi sono state organizzate in maniera tale da mettere al centro proprio la provincia di Sondrio e valorizzare il nostro territorio. Soprattutto per quanto riguarda la categoria degli under 18, abbiamo deciso di fare la finale nazionale a Sondrio e la finale internazionale a Chiavenna. Sono molto soddisfatto dopo 6 anni di allargare ancora più l'adesione di questo concorso, che ci dà ogni anno tante soddisfazioni. L'anno scorso abbiamo avuto più di 1400 adesioni da tutto il mondo, dal 75% del territorio nazionale, che è una soddisfazione che parte soprattutto dalla provincia di Sondrio. La proposta culturale di Progetto Alfa, che mira a favorire percorsi di interscambio culturale in ambito macro-regionale, europeo e internazionale, ha incuriosito il giovane pubblico. È una bellissima occasione per metterci in gioco in un'esperienza nuova e differente da quelle usuali, come ad esempio i temi a scuola, quindi può essere un'ottima opportunità per noi studenti. Per partecipare al concorso basta compilare il modulo di adesione sul sito di Progetto Alfa. La partecipazione è gratuita. Per la consegna degli elaborati da parte delle scuole è prevista una proroga fino a metà ottobre. Ed ora una notizia di servizio relativa a cambiamenti temporanei alla viabilità di Sondrio. Lunedì prossimo, 10 giugno, inizieranno i lavori di abbattimento e riedificazione dell'oratorio San Rocco in via Don Bosco, che resterà interdetta al traffico dal Civico 7, ingresso della Biblioteca Quadrio, a Piazzale San Rocco. Il divieto interesserà le giornate di lunedì 10, lunedì 17, martedì 18 giugno. Nelle restanti giornate, precisamente da martedì 11 giugno a venerdì 28, salvo imprevisti, la circolazione sul tratto di strada in questione sarà regolata a senso unico alternato con semafori. Dal 1 luglio il transito tornerà regolare, mentre permarranno limitazioni sul marciapiede nord, occupato dai ponteggi dell'edificio in costruzione. All'insegna della Marcord, la rubrica L'Aperitivo, che verrà trasmessa domani sera su questa rete, subito dopo il TG delle 19.15. Nella sua ricognizione On the Road, Fausto Molinari ha chiesto ai sondriesi di riandare ai loro ultimi giorni di scuola. Vediamo insieme l'anticipazione. Buonasera, benvenuti. Siamo in giro, come sempre, per la città di Sondrio per l'aperitivo. Andiamo in giro a far 4 domande. Oggi abbiamo incontrato il Ministero per le attività dei beni culturali, ci siamo resi conto, noi non andando più a scuola, ma abbiamo visto un sacco di ragazzi sorridenti in giro, quindi sta finendo la scuola. Andiamo a vedere se qualcuno si ricorda di com'era una volta la scuola. Allora, come sta andando? Loro ridono come dei disperati. Sì, perché purtroppo quest'anno per la nostra generazione del giorno d'oggi c'è molti studenti, studiamo, cioè poco, e quindi studiate poco? Sì, la percentuale dei ragazzi bocciati aumenta nel corso di questi anni. È aumentata, sta aumentando? Sta aumentando, sì. Che scuola fai tu? Io faccio il liceo economico sociale. E stanno aumentando i bocciati? Sì. Cioè, studiate poco? Esatto, cioè sì. Gli hai detto tu un attimo fa, perché no, sì, no, no, è vero, è vero. Cioè, diciamo che il numero dei promossi è sempre di meno negli anni scorsi. Ciao. Ciao. Di dove siete? Di Chiavenna. E di Sondrio. E di Sondrio. Voi scuola ve la ricordate, sì? Vagamente. Sì. Vagamente, ma non avete finito da tanto. È qualche anno che siamo su queste panchine, però sì, ce la ricordiamo ancora. Come qualche anno che siete su questa panchina? Sembra un anziano così. Esatto. È un po' sì, ci siamo seduti con Oppalala, quindi siamo... Oppalala.
Il che vuol dire che eravate stravolti. Sì, è la vecchiaia che avanti. Caspita, se loro sono vecchi, io te Fabrizio ce devo portare via con la grucia, oggi ci spingono via con la carrozzella. Allora, no, volevo chiedervi, ricordate gli ultimi giorni di scuola? Che belli che erano. Scuola superiore, sì. Sì, 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 sì. Come li vivevi quegli ultimi giorni? Come si vivevano quegli ultimi giorni? Io ero felicissimo, ma nel senso positivo del termine. Cioè, era stato un bel percorso. Non ero particolarmente preoccupato per la maturità, perché tanto ci avevano già fatto sputare sangue prima. Il nuovo esame quest'anno? Ci usano da cavia, quindi... Qualcuno... I professori come si svolge la cosa, quindi continuano poi a cambiare. Com'è che puoi scegliere... cos'è che puoi scegliere tre buste diverse? Pratica, come funziona? Sì, in pratica ti mettono tre buste, il giorno dell'orale tu ne scegli una e da quel documento tu parti per fare i collegamenti. Di dove sei? Di Luzzano. Io di Lovere. Ah, ma pensa. E quindi la facciamo in Bergamasco? No. No, no, meglio di no. Facciamo i seri. Ti ricordi quando è finito la scuola, i bei momenti degli ultimi giorni di scuola, come li hai vissuti? Sì, ero libera. Cioè, era sentivi bellissimo. La libertà, sì, addosso? Sì sì. Sì, 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 l'estate, la libertà, il non far niente, il dolce dormire. Il dolce bello. Dormire, cioè sì. Tu sei una che dormi la mattina, vuoi dormire? Sì, magari. Sì, decisamente. Magari. Sveglia alle 5.40 per andare in turno, far tirocinio. Sì. Scuola sta finendo, si ricorda gli ultimi giorni di scuola com'erano? Sì, era circa 40 anni fa, quindi me li ricordo. Benissimo, belli. No, sono quei ricordi che solitamente rimangono, perché sì. La sensazione ai fine scuola... Oh, voglia, io l'ho finita anche molto prima, perché poi ho smesso di andarci, quindi va bene. Prima o poi abbiamo smesso tutti sì. Di andarci. Perché... Fatto, sì, fino meno a... male, perché sono ancora là ripetenti era un po' no dura. No basta hanno già dato già a questo certo punto. Ed è tutto pronto a Sondrio per dare il via allo Street Food Truck Festival in programma da domani a domenica nella centrale piazza Garibaldi. Tre giorni di cibo, birre artigianali, buona musica selezionata da Barley Arts Promotion. L'appuntamento domani è dalle 18 all'1, sabato dalle 11 del mattino all'1 e domenica sempre dalle 11 a mezzanotte. L'ingresso è libero. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Vi rimando alle prossime edizioni. Vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e YouTube della nostra emittente. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.